Ciao a tutti, benvenuti o bentornati su My Beauty Fair. L'argomento che tratteremo oggi non sarà di certo il più eccitante, ma è sicuramente un argomento che interessa tutti, nessuno escluso: la detersione del corpo. Confesso che per la stragrande maggioranza della mia vita non ho prestato grande attenzione alla scelta di prodotti per la detersione del corpo. Ho sempre utilizzato un po' quello che mi capitava, non ci ho mai investito troppo, non che sia insomma obbligatorio farlo, ci mancherebbe, però è una cosa che ho sempre fatto in tutti gli altri aspetti, no, della cura della persona, e non mi sono mai dedicata a scoprire nuovi brand, testare nuovi prodotti, provare varie alternative, cosa che invece mi è venuta voglia di fare nell'ultimo periodo, e nel video di oggi voglio condividere con voi tutte le mie scoperte. Vi lascio al video. Prima di cominciare, non dimenticate di iscrivervi al canale cliccando qui sotto e di venirmi a trovare anche sul mio profilo Instagram. Trovate qua di fianco tutti i miei riferimenti. Prima di cominciare, due cose. La prima è che il video che state per vedere è in collaborazione con Look Fantastic, che significa semplicemente che tutti i prodotti che menzionerò oggi sono prodotti che potrete acquistare anche lì utilizzando il mio codice sconto GiovannaLF, che vale sulla stragrande maggioranza degli articoli presenti a catalogo ed è valido sempre. Ve lo lascio qui sotto e anche nell'info box. La seconda cosa che volevo dirvi riguarda il make up che indosso oggi. Come al solito, tutti i prodotti che indosso e i prodotti che menzionerò oggi sono linkati sotto nell'info box, quindi se siete curiosi di sapere qual è il rossetto, qual è il blush, trovate tutte le info sotto. Volevo però soffermarmi un secondo sul trucco occhi, che come potete vedere è basato sui toni del verde. Ho utilizzato le tonalità della famiglia del verde, che sono Nova, questo colore qui, Nocturne, Haze, e poi ho utilizzato anche Ashes e Noble per andare a intensificare un po' la piega e l'angolo esterno. Ma trovate tutti i riferimenti qua sotto. Il make up mi piace da matti ed è un bel verde oliva con riflessi dorati che mi fanno impazzire. Non è tipo il verde smeraldo, che non vogliatemene se vi piace, ma io proprio non sopporto. Vi avevo promesso che avrei continuato a sperimentare con la palette, vi avrei fatto vedere make up su tonalità diverse e ecco qui, promessa mantenuta. Ma veniamo a noi, alla detersione del corpo. Ho qui davanti a me un sacco di flaconi di prodotti che in un paio di casi sono prodotti che già conosciamo, dei quali vi avevo già parlato e che ho incluso in questo video perché mi piacciono da morire, ma nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di prodotti nuovi che ho testato nel corso dell'ultimo mese. Ho provato veramente un sacco di detergenti per il corpo. Inizio parlandovi del Bioderma Atoderm Wilde Douche. So che sembra un disco rotto, ma a me questo detergente fa impazzire. Formula in olio, super mega delicata, adatto alle pelli che presentano problematiche di sensibilità, di secchezza, di aridità. Va bene anche per le pelli che hanno tendenze atopiche. Questo non me lo sono inventata io, ma me l'ha detto il dermatologo, me l'ha consigliato proprio per quel motivo ed è anche indicato qui. Va bene anche per i bambini, tanto è delicato. Non ha fragranze, quindi se avete sensibilità per quanto riguarda il naso o proprio per quanto riguarda la pelle alle fragranze, questo è un ottimo prodotto. Il boccione grande ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, da un litro io utilizzo anche questo 2,50, che è quello che mi porto in giro quando sono fuori casa. Il pump lo rende comodissimo da utilizzare e a me piace da matti, perché anche se avete la pelle secca, delicata, stressata, irritata, lui pulisce molto bene senza togliere la componente di nutrimento dalla pelle, perché non va a privare la pelle della quota lipidica che alla pelle serve per mantenersi in salute, quindi non va a alterare la barriera cutanea, e per me è davvero un ottimo, ottimo prodotto e ottimo rapporto qualità-prezzo. Il rapporto qualità-prezzo è anche il punto forte di questo detergente qui, del brand Bulldog. Si chiama semplicemente Shower Gel, è disponibile in diverse profumazioni, un po' più profonde, intense, un po' più agrumate ed energizzanti. Questa che ho qui io è menta ed eucalipto, che come sapete sono due note, due erbe che a me fanno letteralmente impazzire. Io adoro i profumi freschi, appunto menta, eucalipto, tutto ciò che è balsamico mi fa impazzire. È un
mamma mia, buonissimo. È un bagnoschiuma dalla formula in gel, non fa tanta schiuma, quindi non è uno di quelli che vi avvolge in un accappatoio di schiuma, però dà una bella sensazione di pulito e dà questa sensazione, oltre che di pulito, ma di freschezza su tutto il corpo, quasi. Non dico che pizzichi, però è rinvigorente, cioè avete proprio la sensazione di qualcosa che vi risveglia i sensi. E secondo me è un prodotto perfetto proprio per la mattina, non tanto per la sera, ma proprio per la capacità di risvegliare la pelle o i sensi. Ovviamente il risvegliare è una, come dire, è una metafora, ok? Non è che vada veramente a risvegliare, però dà quella sensazione, quello scossone, no? Quella sensazione di riuscirsi a mettere in moto quasi, che lo rende, secondo me, un detergente perfetto per la mattina. Vi segnalo che anche se Bulldog Skincare è un brand da uomo, ovviamente queste sono solo etichette di marketing, ma è un prodotto che possono utilizzare tutti. La pelle non fa differenza tra uomo o donna. Sempre per quanto riguarda il mondo delle profumazioni, ho un detergente pazzesco da farvi vedere. Si chiama Energizing Bath and Shower Gel ed è del brand Aespa. Il brand Aespa, se siete amanti dell'aromaterapia o comunque degli oli essenziali, delle fragranze molto intense, concentrate, che abbiano anche una ripercussione sul fisico, comunque sullo spirito, sull'umore, è il brand che fa per voi. Io non ho provato mai niente che non avesse un profumo strepitoso e che non mi desse proprio una sensazione di benessere su tutto il corpo. Ovviamente parliamo di sensazioni, non è che siano prodotti curativi, però riescono davvero a suscitarvi le sensazioni, le emozioni che sono presenti in etichetta. Questo è un bagnoschiuma che, questo è un prodotto che io consiglio proprio per la sua azione energizzante, di nuovo da utilizzare al mattino. Ha una base agrumata abbastanza forte, ma non è un agrumato, è un agrumato molto elegante, non è un agrumato che definirei quasi bambinesco, no? Quasi da, non lo so, dolcetti al limone. Ecco, è un agrume che mi dà proprio la sensazione del frutto in mano, senza la componente dolce, ma semplicemente la componente aspra è quella che voi andate a percepire. Spero che possa avere senso, non sono un asso a descrivere le fragranze. Oltre ad agrumi troviamo di nuovo erbe come la menta, come l'eucalipto e anche il rosmarino. Quindi questo prodotto contiene proprio un connubio di essenze che per me sono la perfezione assoluta. Abbiamo la freschezza delle erbe unite alla freschezza degli agrumi ed è buonissimo. So che sembra che io ne abbia utilizzato poco, ma vi assicuro che l'ho utilizzato almeno 5 volte. È un prodotto talmente concentrato che non potete credere a quanto poco ne serva per detergere tutto il corpo. È una cosa incredibile e il profumo è una cosa veramente pazzesca, secondo me è pazzesca. Tra i due, nonostante secondo me entrambi abbiano una profumazione energizzante perfetta da mattino, questo è un prodotto che utilizzo volentieri anche la sera, senza problemi, perché mi rimane questa nuvola di profumo che a me piace tantissimo, quindi mi può risultare anche rilassante da quanto mi piace, mentre questo secondo me, anche per la sensazione di fresco che lascia, è proprio un detergente da mattina. C'è niente da fare, secondo me quello è la mattina. La Roche-Posay di recente, non so se ve ne siete accorti, ma ha ampliato la gamma Cicaplast, che è quel famosissimo burro, ve lo faccio vedere perché ce l'ho qua, è un prodotto che ho sempre con me. È questa crema, questo balsamo fortemente idratante, lenitivo, che ristabilisce la funzionalità della barriera cutanea, nutre molto bene, perfetto per tutte le zone screpolate, irritate, insomma ogni malanno lui lo sistema. E sono stati aggiunti alla gamma sia uno spray idratante lenitivo, che devo assolutamente provare, sarà uno dei miei prossimi acquisti, che il Cicaplast Lavant B5 gel mousson, essenissant e pesant. Praticamente è un gel
Moussan, quindi un detergente che produce schiuma, un detergente schiumogeno, lenitivo e nutriente. A differenza di tutti gli altri, questo è un prodotto jolly, un prodotto multitasking, perché nasce, è formulato proprio per essere utilizzato per pulire ogni area del corpo, quindi la superficie del corpo, il viso, i capelli, il cuoio capelluto, le zone intime, insomma tu potete utilizzarlo per detergervi da capo a piedi. Questo secondo me, unitamente al packaging comunque leggero e anche facile da trasportare perché non è enorme, sono 200 ml, lo rende un prodotto fantastico anche quando siamo fuori casa e non vogliamo portare 500 flaconi, ma possiamo portarne semplicemente uno, oppure utilizzare questo, decantarlo, insomma spostarlo in una boccettina travel e portarlo con noi. Ottimo, l'ho usato, non l'ho usato per pulire i capelli, devo essere onesta, ma l'ho utilizzato su tutto il corpo e anche sul viso, e mi piace molto il fatto che, nonostante sia un detergente in mousse, risulti effettivamente molto idratante. I detergenti in mousse notoriamente tendono a essere un po' più, diciamo, a sgrassare un po' troppo la pelle, a volte più di quanto ci sia effettivamente bisogno, e a lasciare quasi quella sensazione di pelle che tira, di pelle un po' spenta, di pelle comunque che manca di comfort, di nutrimento. Ecco, lui riesce a essere schiumogeno ma allo stesso tempo non farvi perdere assolutamente le irritazioni del viso, ed è anche effettivamente molto delicato, perché io l'ho utilizzato un giorno in cui avevo il viso, la zona degli occhi molto irritata, perché stavo provando, mi stavo struccando gli occhi utilizzando dei dischetti riutilizzabili, quelli avete presente, no? Di microfibra, di bambù, quelle cose lì. Li avevo già provati in passato e mi avevano irritato tremendamente questa zona. Ho voluto riprovare impegnandomi nell'essere più delicata possibile, sfregare poco, ma io mi ritrovo sempre col contorno occhi tutto rosso, quindi ho abbandonato definitivamente l'utilizzo di questi dischetti. E poi, quando ho dovuto lavare il viso, ho utilizzato lui per evitare di andare a peggiorare la situazione. Comunque, essendo un prodotto lenitivo e delicato, l'ho utilizzato fantastico. Quindi anche qui, di nuovo, se avete la pelle molto delicata, sensibile, oppure che si irrita facilmente, che si secca molto facilmente, se avete la pelle molto 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 arida, questo può essere un'ottima ottima alternativa, e in più jolly, che lo potete usare ovunque. Amore puro tra me e questo prodotto del brand This Works. Ora, se qualcuno di voi mi segue dagli inizi, ma dove per inizi io parlo proprio dei tempi del blog, quindi 100.000 anni fa, non 100.000 ma 50.000, si ricorderà del mio amore per lo spray Deep Sleep del brand This Works, che era praticamente, che è tuttora, uno spray da vaporizzare sulle lenzuola, sul cuscino, al profumo anche lì di erbe, di lavanda, un profumo rilassante, erboso, pensato appunto per conciliare il sonno, per rilassarsi. Questo stesso profumo è contenuto in questo bagno schiuma, Deep Sleep Shower Gel. Questo è un gel detergente che avvolge completamente voi stessi, il vostro corpo, i vostri sensi, la vostra anima, la vostra aurea, tutto ciò che è di vostra competenza, in questa nuvola di lavanda, rosmarino, oh, erbe, che vi giuro che vi porta direttamente, proprio in una corsia preferenziale, tipo telepass, nella fase REM. È una cosa di un rilassante pazzesco. Per il ragionamento inverso, questo non è un detergente da utilizzare secondo me alla mattina, perché alla mattina io già sono rimbambita, se uso questo, ciao, mi addormento in piedi sotto la doccia. A parte che io non mi faccio la doccia la mattina, la faccio la sera, ma al di là di quello, è proprio un profumo rilassante che io collego con la sera, con il momento in cui vado a letto, e quindi non voglio rompere questo binomio, perché proprio mi mette nel mood del relax. Vi segnalo che questo prodotto ha un pump microscopico, eroga una quantità di prodotto minuscola, vi faccio vedere, vedete? Questo è ciò che eroga. La prima volta che lo utilizzate dite, mamma mia, buono. Al di là di questo, dite, madonna, ma io devo fare tipo 78 pump per lavare il corpo. No, zero, perché anche qui ci troviamo davanti a un prodotto bello concentrato, ne basta poco davvero per lavare tutto il corpo. La cosa mi fa molto piacere, perché
se decidiamo di spendere qualche soldino in più per un prodotto per la detersione del corpo, tipologia di prodotto che notoriamente insomma si consuma piuttosto in fretta, il fatto che ci siano formule concentrate che non ci richiedono di utilizzare tanto prodotto è sicuramente un plus da non sottovalutare. Capita, penso capiti anche a voi, che ci siano dei prodotti sui quali io ho posato i miei occhi molto tempo fa, molti anni fa, che ho sempre voluto provare e poi per un motivo o per un altro non ho mai fatto prima, cioè non prodotti che non ho mai comprato, che non ho mai avuto modo di provare nonostante mi interessassero molto. Questo è uno di quelli ed è un bagnoschiuma della linea Philosophy. Allora, Philosophy, se bazzicate diciamo sul mondo di YouTube o comunque dei blog da molto tempo, anche qui parliamo di 50.000 anni fa, sapete che è un brand inglese che una volta era molto molto chiacchierato, adesso un po' meno, ma una volta per questi detergenti la gente si strappava veramente i capelli. Ho voluto prendere questo detergente che è disponibile in un'ampissima gamma di profumazioni, ciascuno con un colore anche diverso nel packaging, in una fragranza per me un po' inusuale, che è Vanilla Birthday Cake, quindi torta di compleanno alla vaniglia, la classica torta che gli anglosassoni associano con il compleanno. Ero un po' in dubbio, non tanto per il discorso vaniglia, perché la vaniglia è sempre stata una fragranza che a me ha sempre fatto perdere la testa. Io adoro la vaniglia, adoro. Ero un po' titubante sul Vanilla Birthday Cake, perché quando la vaniglia è associata al dolce, quindi allo zucchero, talvolta diventa molto stucchevole e io temo sempre l'effetto, la sensazione bonbon di malizia, sapete, quel tipo di fragranze là, io ho sempre paura. Però assolutamente no, perché profuma, allora non so come spiegarvelo in altro modo, ma profuma di sapone per le mani classico, quindi senza, proprio classico, senza nessun tipo di fragranza, unita alla vaniglia, ed è buonissimo, sa di pulito e di vaniglia allo stesso tempo, non ha quella componente zuccherina tipo acquolina, bonbon di malizia, quelle cose lì, ed è buonissimo. Io speravo infatti in una vaniglia più simile all'odore dei Rossetti Mac che non al dolce vero e proprio, e così è stato. Buonissimo. Anche questo è un detergente che si può utilizzare ovunque, perché è pensato per essere utilizzato come shampoo, shower gel e bubble bath, quindi lo potete usare per lavarvi i capelli, per detergere il corpo, e io mi ricordo che tantissime persone lo utilizzavano anche per il viso, sia nella vasca che nella doccia. È buonissimo, e davanti c'è addirittura la ricetta per cucinare una torta di compleanno, veramente buonissimo. Devo cercare, mi è piaciuta moltissimo anche la formula, perché ha la formula rispetto agli altri che sono alcuni in gel, principalmente in gel, lui ha una formula più classica del bagnoschiuma proprio classico. Crea una bella schiumetta soffice, molto molto avvolgente, molto piacevole, non troppa, non troppo poca, e si spalma, si massaggia, si emulsiona molto bene sulla superficie della pelle, quindi anche questo è un prodotto di cui non serve tanto, e adesso io l'ho un po' shakerato, quindi non vedete il livello, però più o meno io l'ho consumato fino a qua e l'ho usato anche qui 3-4 volte assolutamente, perché appunto non ne serve tanto. Buono, buono, buono. Voglio assolutamente provare anche altre profumazioni della gamma, perché mi è piaciuto veramente tanto. L'ultimo detergente per il corpo vero e proprio che ho da farvi vedere è Ameliorate Nourishing Body Wash. Questo è un altro di quei detergenti che sono consigliati a chi ha una pelle sensibile, delicata, non vuole qualcosa di aggressivo che possa irritare o peggiorare le condizioni della pelle, e anche, come suggerisce il nome, per chi ha la pelle molto secca, molto arida, proprio per la sua formula nutriente. Devo dire che rispetto al Cicaplast forse lui risulta
ancora più nutriente perché ha una formula più ricca. Qui c'è scritto infatti che contiene omega oil e secondo me è questo che rende la sua formula ancora più ricca. Questo devo dire che rispetto agli altri forse non è quello più emozionale, no? Dal punto di vista della sensazione, non è che vi regali un'esperienza sotto la doccia, cosa che magari fa quello di Espa, ad esempio, oppure quello di Disworks. Però, se avete la pelle sensibile e delicata, fa molto bene il suo lavoro e ha un profumo che io definirei è privo di fragranze, ma ha un odore intrinseco dovuto agli ingredienti che ci sono qui dentro, che sa semplicemente di pulito. Non è quell'odore di pulito quasi polveroso a volte, come le fragranze, proprio i profumi di pulito a volte hanno, che a me non piace, sa proprio di pulito, punto, e basta. Quindi mi piace veramente tantissimo ed è uno di quelli che ho utilizzato di più, soprattutto perché non che faccia qua freddo, devo dire la verità, il freddo non è ancora arrivato, però adesso che le temperature si sono un filo abbassate capita che la mia pelle sia un po' secca, soprattutto sulla zona delle gambe, e lui mi aiuta un sacco. Gli ultimi due prodotti, che non sono detergenti per il corpo ma riguardano comunque il corpo, che voglio mostrarvi, sono i due saponi per le mani di Aesop. Ora, nessuno si stupirà di sentirmi parlare del Resurrection Aromatic Hand Wash. Questo è il sapone per le mani che io uso da non so quanti anni. Sia io che Marco ne siamo dipendenti. Questo è uno dei due saponi per le mani presenti nella gamma di Aesop. È a base di scorza di mandarino, rosmarino e cedro. Quindi di nuovo tornano al mood delle profumazioni agrumate ed erbose che a me piacciono da matti. Pulisce molto bene le mani senza seccarle, quindi senza darvi la sensazione di mani prive appunto di comfort, di nutrimento, perché il sapone le ha sgrassate troppo. Questo è sempre stato il mio preferito, ma di questo io penso di averne comprati nella mia vita 20 flaconi. Lo regalo anche spessissimo a Natale, è sempre un regalo molto gradito che piace a tutti. Non avevo mai provato prima del mese di ottobre il secondo sapone mani di Aesop. No, bugia, perché in realtà non ricordo se eravamo a Miami o a Palma di Mallorca, ma siamo andati in un ristorante, eravamo a Mallorca, il ristorante si chiama El Camino di Palma, proprio sta nella città di Palma. Se andate a Mallorca, passateci, perché è un ristorante oltre che strepitoso ma buonissimo, chiusa parentesi. Lì in bagno avevano questo, quindi l'avevo provato ma non l'avevo mai acquistato. Lui è Reverence Aromatic and Wash, ha ingredienti diversi perché ha radice di vetiver, petit grain e scorza di bergamotto. Ha sempre questo sentore agrumato ed erboso, ma è sicuramente nel complesso una fragranza più, non so se esista il termine, ma definirei terrosa, cioè sa quasi di terra. È buono, mi piace di più l'altro, sa quasi di terra. Cos'è la figata di questo sapone per le mani? Che all'interno della formula, che è in gel, anche lui ha una formula in gel, ci sono delle microscopiche particelle di pietra pomice. Questa pietra pomice svolge una delicata esfoliazione alle mani, cosa molto utile soprattutto in inverno, perché la pelle delle mani tende a essere più secca, più spessa con il freddo, quindi sicuramente un po' di esfoliazione fa solo che bene. E in più rende il sapone ancora più capace di pulire e sgrassare le mani. Per questo motivo io lo tengo in cucina ed è perfetto in cucina. Non che non possiate tenerlo in bagno, ovviamente, ma io li ho entrambi e li ho differenziati in questo modo. Ottimo, davvero ottimo. Proverò assolutamente anche il bagnoschiuma
citrus qualcosa body wash, non mi ricordo, però anche lì agli agrumi, quello lo vorrei assolutamente provare alla prossima occasione, perché tutto ciò che provo di Aesop mi piace da matti, quindi vorrei ampliare la mia conoscenza di questo brand. Ragazzi, questo è quanto, questi erano tutti i prodotti che volevo mostrarvi oggi, che come solito trovate linkati qui sotto nell'info box. Se avete dubbi, domande, richieste o consigli anche per me su questa tipologia di prodotti, non trattenetevi, fatemi sapere e lasciatemi un commento qua sotto, io li leggo sempre tutti molto volentieri e rispondo anche sempre a tutti, ovviamente. Se il video vi è piaciuto lasciate qua sotto un bel pollicione, iscrivetevi al canale cliccando su questo bottone se non l'avete ancora fatto, e noi ci vediamo presto per un nuovo video. Ciao!